Questa sera la parola dell'Avvento su cui vogliamo riflettere è consolazione. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Sono le parole con cui si apre la profezia di Isaia al capitolo 40. Lo ascolteremo domani come prima lettura domenica. Parole che però vorrei dedicare questa sera a un nostro sacerdote, un sacerdote della diocesi che è morto proprio stanotte, Don Fausto Furlanut. Un sacerdote che ha avuto un dono particolare dal Signore, proprio il dono della consolazione. Quante persone, soprattutto malati e anziani, Don Fausto ha visitato in questi anni, in particolare da quando era impegnato nel suo ministero sacerdotale nell'unità pastorale di Cormons. Ma anche quante persone ha ascoltato al telefono, anche di gente di fuori diocesi, a cui donava sempre una parola di fiducia, una parola di speranza. Ecco, vorrei ricordare questo sacerdote perché poi diceva a tutti di fidarsi del Signore, di confidare nella preghiera, di confidare in Maria. La profezia di Isaia, che stavo leggendo, continua ricordando la nostra fragilità che in questo periodo tutti sperimentiamo, che anche la morte in attesa di Don Fausto ci testimonia. Dice il profeta: ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Siamo fragili, ma siamo affidati alla parola di Dio, a una parola di speranza. A Lui che risponde alla nostra lamentela: la mia vita è nascosta al Signore, il mio diritto è trascurato dal mio Dio. E risponde: non lo sai forse, non l'hai udito, Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica, non si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono le ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Preghiamo allora stasera, ricordando Don Fausto, ma anche tutti i nostri cari defunti e chi è morto per questa pandemia, sentendoci tutti consolati nel Signore. L'eterno riposo dona loro il Signore e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.